Nell'ultima giornata di campionato il Pineto vince per 3-2 tra le mura amiche contro il Campobasso. In vantaggio i biancazzurri con Baldinini, Minnozzi alla mezz'ora raddoppia per i suoi. Nella ripresa spettacolare i molisani nel giro di un giro di lancette pareggiano con Di Domenico, Antonio e Zammarchi. Gli adriatici d'orgoglio rimettono la freccia col classe 2003 del Mastro e guadagnano per la classifica avulsa il terzo posto nei playoff. Calcio d'inizio per i padroni di casa, pronti via, è il Pineto, sfiora il vantaggio, errore di Oliva, Baldinini pesca Minincleri che sbaglia calciando sul fondo, la risposta molisana porta la firma di Rossetti, la sua conclusione docile viene bloccata da Mercorelli, gli adriatici vogliono il vantaggio, Minincleri rapace recupera la sfera, Baldinini di potenza trova la deviazione di un difensore in corner, al 18° arriva il meritato vantaggio dalla bandierina, Minnozzi pesca proprio Baldinini che riesce a confezionare il preziosissimo 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Pomante prova a raddoppiare, Minnozzi converge e conclude, Oliva mura la conclusione dell'ex Tolentino, la squadra del presidente Brocco vuole il raddoppio, Minnozzi ruba palla, alza la testa e conclude, il numero 17 fredda come un cecchino, Oliva allunga per i suoi e trova il 15° centro personale in stagione, superando il proprio record personale di marcature realizzate. Nella ripresa il Campobasso prova ad accorciare, De Biase si accentra e conclude, pallone alto sopra la traversa, sempre i molisani vanno vicini al 2-1. Su calcio d'angolo dal Mazzi in corna, sfera di poco alta, sul fondo i biancazzurri rispondono al 10°, cross di Della Quercia, ma Strippolto anticipato di un soffio sulla linea e successivamente fuori di confusione segnalato da Agostoni di Milano. Il Campobasso non ci sta, Rossetti azione personale in area, Mercorelli smanaccia ma Di Domenico Antonio tap-in semplice a porta sguarnita. I Lupi con grinta pareggiano subito, incomprensione della difesa abruzzese, Zammarchi ringrazia e pareggia per gli ospiti. I biancazzurri però vogliono la vittoria, Cernaz riesce con la punta dello scarpino a concludere ma non riesce a centrare il bersaglio grosso. Mister Pomante si sbilancia e vuole la vittoria con Del Mastro al posto di Mesisca, la mossa paga su corner proprio Del Mastro, buca la retroguardia rosso-blu per il pesantissimo 3-2. Nel finale non succede più nulla, il Pineto con questo successo vola al terzo posto solitario in classifica e affronterà la Cinzia Albalonga nel primo turno dei playoff. Al termine del match poi sorpresa dalle note emozionanti, Cercelluti davanti all'intero Mariani Pavone chiede alla propria fidanzata di sposarlo, suscitando l'emozione e la commozione di tutti i presenti. Perfetto, questa è stata, diciamo, la vittoria della volontà, della voglia di centrare il terzo posto, l'abbiamo raggiunto, seppur in concomitanza con Cinzia Albalonga e Matese, però la classifica avulsa ci consegna il terzo posto, di questo siamo molto contenti, orgogliosi di aver ripreso un campionato che le vicende le avete viste, le abbiamo vissute tutte, però oggi siamo veramente soddisfatti di questo risultato. Sicuramente lo merita perché è un ragazzo che si è impegnato tantissimo, ha lavorato molto col gruppo, li ha tenuti uniti, ha continuato veramente, diciamo, con impegno, quello che già all'inizio vedevamo. Che dire, ha tutta dalla sua parte, quindi la squadra ha conseguito dei risultati molto importanti. Sì, siamo contentissimi perché abbiamo raggiunto una posizione che a Pineto non era mai successo. È stata raggiunta soprattutto dopo una grossa scalata. Sono contento per il presidente in primis perché se lo merita. È una persona che a noi non ci ha fatto mancare nulla, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sono contento per i ragazzi, sono contento per il direttore Gianmarino. Sono contento soprattutto perché ho dimostrato anche a chi pensava che io non potesse allenare neanche la Juniores che qualcosina posso fare, perché io mi ritengo una persona umile che ha tanti difetti che devo migliorare sicuramente per proseguire questa carriera, però un po' di pregi ce l'ho. Sono contento perché ho dimostrato io insieme al mio staff che possiamo fare grandi cose insieme al Pineto.